richiamo all'unità per essere messaggeri credibili della parola di Dio e del suo esempio. Si è conclusa con un appello a coltivare l'identità di Chiesa diocesana la visita pastorale dell'arcivescovo Riccardo Fontana nel vicariato di San Sepolcro. Domenica 17 maggio, sotto le volte della Concattedrale Biturgense, il presule ha celebrato la messa che chiude il suo lungo cammino fra le realtà ecclesiali, civili, istituzionali, economiche e sociali della cittadina valtiberina. Tutti al borgo hanno un'identità comune sotto queste mirabili arcate, tutti vi sentite a casa. Dobbiamo assicurare sul territorio tutti i servizi possibili, ma riunire il borgo attorno a Gesù. Occorre palpitare insieme, cor unum et anima una, tornare a un progetto di chiesa dove ciascuno mette la propria capacità e la propria disponibilità. Il significato della visita pastorale è stato ben espresso dal parroco della Concattedrale di San Sepolcro, Don Giancarlo Rapaccini, nel suo ringraziamento a Monsignor Fontana. Sono certo che questo evento ecclesiale, nel quale il pastore ha avuto la possibilità di stare in mezzo al suo gregge e il gregge di ascoltare le esortazioni e i richiami del suo pastore, porterà inevitabili frutti di carità e ci aiuterà a trovare nuove strade e nuove modalità di evangelizzazione. Perché la Chiesa che vive in San Sepolcro sia sempre più e meglio luogo della grazia divina e sacramento di salvezza.